Di prodotti alla Dynasty Warriors ne abbiamo visti a bizzeffe, fatichiamo a credere che ci sia qualcuno che non ne conosca nemmeno uno, anche solo per sentito dire. In genere si tratta di videogiochi d'azione appariscenti, nei quali si impersona un eroe potentissimo, lanciato in un campo di battaglia abbastanza largo da ospitare una pletora di nemici letteralmente deficienti, della carne da macello messa apposta per essere falcidiata con le mosse più scenografiche di sempre. Questa tipologia di videogioco viene chiamata Musou e all'interno troviamo più che altro i prodotti realizzati da Omega Force e Koei Tecmo, società specializzate proprio nello sviluppo e nella produzione di capitoli originali della serie Dynasty Warriors e di spin-off legati ad altri marchi noti, specie cartoni animati. Una cosa è certa, le novità non sono i punti di forza di qualsiasi esponente del Musou, anche perché chi li ama non cerca rivoluzioni o comunque non le pretende. Con Dragon Quest Heroes 2, però, il discorso cambia. Stiamo sì parlando di un Musou firmato Omega Force, ma anche di uno che è azzarda. Azzarda nella struttura, che ora segue una linea più simile ai giochi di ruolo giapponesi più aperti ed esplorativi, e osa nella varietà, la quale può contare su un buon numero di alternative nelle battaglie, tanto che riesce a costruire sulle fondamenta del discreto predecessore un castello pieno zeppo di divertimento. La storia, svincolata dal predecessore, segue le vicende di Lazar e di sua cugina Teresa, nel loro disperato tentativo di capire la causa della guerra profetica tra i sette regni, una battaglia che apparentemente non ha senso di esistere. Una trama semplice e funzionale, caratterizzata da una scrittura infantile che sfiora quella della saga principale. I due dovranno quindi mettersi in viaggio, insieme ad un manipolo di eroi provenienti da altri capitoli della saga, come Angelo e Jessica di Dragon Quest 8. Diciamo pure che molti eventi narrativi vengono motivati in maniera poco credibile, tanto da far sorridere per la loro banalità, ma in qualche modo la storia riesce a non far cadere l'interesse col passare del tempo, visto l'ampio bacino di personaggi. Chiaramente il centro nevralgico di Dragon Quest Heroes 2 risiede nel gameplay, un minestrone di idee sorprendentemente ben combinate, che comincia da Accordia, la cittadina dalla quale potrete acquistare armi, armature, accessori, accettare missioni, incarichi extra e molto altro. Insomma, una vera e propria base che funge da hub centrale, ma anche da punto di collegamento tra le varie aree. E qui c'è la prima novità del secondo capitolo di questa ormai saga. Dragon Quest Heroes 2 è sezionato in macrozone liberamente visitabili, piene zeppe di mostri diversi, tesori nascosti e risorse. Questi spazi vengono chiamati aree selvagge ed è esattamente l'interpretazione dell'open world visto dagli occhi del Musou. Sì, perché sono presenti eventi, mini boss e persino gli slime grigi, le rarissime creaturine iconiche della saga, che una volta uccise regalano una cospicua somma di esperienza. Solitamente, quando si raggiunge la parte opposta di una determinata area selvaggia, si accede alle rispettive zone di guerra, alle battaglie istanziate della campagna principale. C'è molta più varietà rispetto al predecessore, visto che gli sviluppatori si sono divertiti nel proporre situazioni sempre diverse, pur rimanendo fedeli allo spirito, alla Dynasty Warriors. Ciò significa che alle classiche battaglie su piccola, media e larga scala si affiancano livelli in cui bisognerà risolvere enigmi, ad altri che accennano persino a una fase stealth o delle prove speciali. Abbiamo apprezzato la voglia di variare, un elemento che si evince anche nelle ambientazioni sempre diverse. Tra pianure, deserti e lande ghiacciate ce n'è davvero per tutti. Tutto ciò incentiva l'esplorazione proprio come un comune gioco di ruolo giapponese, ma la contaminazione ruolistica, almeno nella struttura, si ferma qui. Il sistema di combattimento infatti è ancora una volta legato alla spettacolarità, tanto che abbandona qualsiasi tecnicismo a favore di una gratificazione proveniente solo e soltanto dall'uccisione di decine e decine di mostri con una sola mossa. Aspettatevi però dei nemici più agguerriti, specie quelli più grandi, che potrebbero stendervi con un paio di colpi. Per quanto riguarda la dotazione, ogni giocatore può contare su attacchi leggeri e pesanti e una rosa di abilità speciali. L'intero parco mosse cambia a seconda della classe scelta e dell'arma impugnata, pertanto è possibile plasmare il proprio alter ego virtuale in base alle vostre preferenze. E poi l'organizzazione del gruppo, composto da quattro elementi, riveste un ruolo chiave, anche perché ogni personaggio possiede abilità specifiche e starà a voi capire le sinergie più fruttuose tra i vari eroi. Peccato per l'intelligenza artificiale, dato che i membri del team sono fin troppo timidi nel prendere l'iniziativa. Inoltre ritornano le medaglie dei mostri, dei gettoni speciali lasciati dalle creature una volta sconfitte, che vi permettono di evocarle in maniera tale da farle combattere per una giusta causa.
Avremmo preferito avere un minimo di controllo su queste, anche solo per farle spostare da un punto ad un altro della mappa, ma tant'è. La grande novità però sta nella possibilità di trasformarsi in alcune di loro con tanto di poteri unici da scatenare in battaglia. E cavolo, è davvero una figata assurda. Come ciliegina sulla torta, Omega Force ha introdotto una modalità multigiocatore cooperativa nella quale ci si può avventurare insieme ad altri 3 giocatori in dungeon a difficoltà scalabile per raccattare oggetti e esperienza aggiuntiva. I mostri sono sempre diversi, così come le condizioni, che vanno quindi a diversificare l'esperienza di partita in partita. Si tratta comunque di una modalità accessoria e complementare, visto che mancano delle vere e proprie meccaniche cooperative, ma di sicuro è una graditissima aggiunta, potenziata da ricompense giornaliere e da bonus quotidiani a seconda del giorno della settimana, come una presenza maggiore di slime grigi il mercoledì. Ah, e potete anche affrontare le battaglie della storia con un vostro amico e con uno sconosciuto, anche se il matchmaking sembra non funzionare correttamente in questo caso. Ma nonostante ciò, il nostro contatore delle ore segna oltre 40 ore, non ne abbiamo ancora avuto abbastanza. Certo, un po' di monotonia di fondo c'è, un aspetto che la saga si porta sul groppone ad ogni sua iterazione, ma si sono fatti diversi passi in avanti rispetto al suo predecessore, ed è difficile rimanere scontenti. L'unico aspetto per cui ci aspettavamo più cura risiede negli scenari, ancora troppo spogli e privi di acuti, ancorati alla passata generazione. C'è però da dire che Dragon Quest Heroes 2 non perde mai un colpo dal punto di vista della fluidità, con 60 fotogrammi al secondo fissi, anche con una grande quantità di nemici a schermo. Buono anche il comparto sonoro, forte di un doppiaggio in lingua inglese piacevolissimo, e tante tracce gradevoli che vi accompagneranno tra le varie ambientazioni. Niente invece da obiettare sul fronte artistico, dove in particolare spiccano dei mostri dalla caratterizzazione superba, ma che in larga parte sono stati ripescati dalle vecchie incarnazioni della serie. Quindi in definitiva Dragon Quest Heroes 2 è in grado di coniugare i tratti tipici della saga originale con quelli del Musou, in un miscuglio capace persino di far cambiare idea a chi non ha apprezzato il primo, pur riconoscendone le potenzialità. Omega Force ha davvero centrato il bersaglio, con qualche riserva sul fronte ludico e narrativo, i quali mostrano visibili margini di miglioramento, che chissà, forse vedremo in un futuro seguito. E qui è tutto per questa video recensione. Se vi è piaciuta, come al solito, non dimenticatevi di lasciare un mi piace o un commento per supportare il nostro lavoro. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartworld.it e noi ci risentiamo nel prossimo video.